Matelica e Mantova si incontrano per questa semifinale di Coppa d'Italia di Serie D allo stadio comunale Giovanni Paolo II di Matelica. Le tribune sono piene e le tifoserie si fanno sentire per questa importante sfida. La partita inizia con vari tentativi del Mantova, tutti parati dal portiere del Matelica, di cui segnaliamo il tiro di Ferrari al terzo minuto e quello di Alma al quarto. Anche il Matelica mette in scena ottime azioni ed in particolare Florian e Margarita più volte sfiorano il gol. Al 21esimo Margarita, dopo aver superato la difesa avversaria, si avvicina da solo alla porta, ma una scorrettezza del portiere regala un rigore al Matelica che Florian trasforma il gol. 1-0 per il Matelica e la partita si fa sempre più avvincente. Al 33esimo arriva il gol del Mantova, a firma Ferrari, ed il primo tempo si conclude con un tentativo di Angelilli parato al portiere della squadra ospite. Al terzo e secondo tempo Florian e poi tocca a Bugaro all'ottavo, entrambi tiri parati. All'11esimo un tiro del Mantova da metà campo prende il palo e al 18esimo un tentativo di Angelilli, il tiro è alto. Il Mantova inizia con i cambi, al 12esimo esce l'ottavo 88 Cuffa ed entra il 3 Anton Giovanni. Al 23esimo arriva la punizione per il Matelica che per un fallo di mano porterà al rigore che sempre Florian trasforma in gol. 2-1 per il Matelica con due gol sul rigore, entrambi a firma Florian. Il Mantova continua con le sostituzioni, esce Johnson ed entra Scotto, poi esce Cherubin ed entra Anza. Ci sono alcune occasioni che il Mantova non riesce a sfruttare, continuano le sostituzioni ed il Mantova che non riesce a recuperare. Grande festa tra gli spalti ed in campo per la squadra di casa, una partita vincente dove entrambe le squadre hanno giocato benissimo ed hanno regalato un bellissimo spettacolo al pubblico. Un grazie a, penso sia la prima volta in 5 anni che alleno, prima ho fatto il preparatore, che io do sempre tutto e raccolgo quello che raccolgo, okay? Secondi posti, quello che, qualsiasi cosa, e li ringrazio. Quest'anno invece ho raccolto più che ho dato, più di quello che ho dato. E, raccogliere più di quello che ho dato vorrebbe dire che io arrivo secondo, l'altro anno il presidente mi tiene. Il mio staff, che era amico l'altro anno, mi è fedele e i ragazzi di quest'anno mi hanno dato più di qualsiasi altra persona al mondo, perciò di questo voglio ringraziarlo. Approfitto di questa cosa, non approfitto di una finale vinta o persa, ma io quei puntini e grazie prima della partita li ho già detti e voglio sottolinearli. Basta. È stata una sfida vincente, incredibile. Penso che tra la partita lì, dove per 60 minuti sicuramente abbiamo sofferto molto, anche se abbiamo calciato in porta, non ricordo grandi tiri loro e lo voglio risottolineare perché l'abbiamo rivista, e il primo tempo qua penso che l'1-1 fondamentalmente fino al primo tempo fosse giusto. E poi ci sono stati 50 minuti a cardiopalmo tra due grandi squadre che volevano superarsi a tutti i costi. Il secondo tempo forse è stato il più brutto visto poi nei 180 minuti, però è stato quello più emozionante e si è riusciti a spostare il pendolo della bilancia dalla nostra parte, perché i miei ci credono sempre fino in fondo. Perché i miei hanno una cosa, non mollano mai, come c'è scritto in spogliatoio, sul muro dello spogliatoio. Direi che forse meritavamo qualcosa in più per come si è svolta la partita, per quello che abbiamo fatto nelle due partite. Oggi credo che abbiamo interpretato la partita nella maniera giusta. I ragazzi hanno dato tutto quello che ci avevano da dare, come sempre. Abbiamo creato presupposti per fare bene, abbiamo perso la partita con due rigori, uno dei quali l'ultimo, abbiamo rivisto le immagini, è totalmente inesistente, come era già inesistente la punizione prima, perché aveva anticipato nettamente Varano, quindi qualche episodio dubbio c'era stato anche dalla nostra parte e non è stato fischiato. La cosa che mi è dispiaciuta poi è che negli ultimi quarto d'ora non si è più giocato,